Continua la situazione di crisi all'MT per un discorso di mancanza di fondi. Ad oggi abbiamo circa 45 mezzi in meno in circolazione, stanno finendo le scorte di gasolio e di metano e se non c'è un intervento sostenuto e immediato l'azienda rischia di fermarsi. Questo perché avviene? Perché l'azienda vanta un credito da parte del Comune di 26 milioni di euro, cioè tutto il 2015. Altri 18 milioni di euro ne deve la Regione Sicilia perché non ha pagato né il quarto quadrimestre 2014 né il quarto quadrimestre 2015. Inoltre ci sono gli arretrati dei contratti collettivi nazionali del lavoro, che stiamo parlando del 2012, 13 e 14, che lo Stato ha stornato questi soldi alle Regioni, ma la Regione non le ha girate in azienda. Quindi stiamo parlando di un'azienda che vanta abbastanza crediti e che rischia di affossare in un momento veramente critico, non solo per i lavoratori ma per tutta la città.